Protagonisti. Anzitutto Giancarlo Abete, il presidente che ha rilanciato la C, lascia l'incarico a Macalli per diventare vicepresidente federale. Gli toccherà assieme a Nizzola designare il sostituto di Sacchi, arrivato fino alla nazionale dopo essersi formato in Serie C. Una spinta alla storia, indirizzando il CT dell'Italia alla guida del Milan, l'ha data Pasquale Luiso con la spettacolare rovesciata di Piacenza. Le sue prodezze le ricordano in particolare a Sora, dove il cannoniere ha lasciato il cuore. Un cordiale saluto, ci siamo da Napoli, erano 8 le capolista fino alle 14.30 di ieri, ora più normalmente c'è una sola squadra in vetta al girone A, il Prato, ed una in testa al raggruppamento centro-meridionale, cioè il Savoia, che in un solo colpo ha superato Acireale, Fidelissandria e Casarano. Nei due gruppi continua comunque a regnare l'equilibrio. Oggi abbiamo tempi più ristretti a disposizione. Andiamo allora a vedere subito le immagini dai campi e cominciando dal girone A, ovvio che la precedenza sia per il Prato, neocapolista solitaria. Gianluca Vatti. La Pistoiese perde per 1-0 l'attesissimo derby contro la capolista Prato. Gli arancioni hanno sofferto più del dovuto l'effervescenza della squadra di Veneri, ben organizzata in campo e pericolosa fin dai primi minuti di gioco. Le conclusioni, infatti, specie nei primi 45 minuti, sono tutte di marca azzurra. A mettere i brividi ai padroni di casa ci provano a turno prima Campolattano, poi Godeas e al trentesimo Albino. L'episodio che ha in parte condizionato l'esito della partita nasce al 33esimo, quando Falco, poco prima di una conclusione, viene messo a terra dal numero 1 arancione Gentili. Fallo sull'ultimo uomo, l'arbitro espelle quindi Gentili, concedendo il rigore agli ospiti, trasformato da De Francesco. La Pistoiese in 10 effettua solo qualche timido contropiede per affacciarsi nell'area laniera. Nella ripresa, i padroni di casa, nonostante l'inferiorità numerica, appaiono più intraprendenti, anche se né Gibellini né Russo riescono a riequilibrare il risultato. Chi ha inserito l'Alzano nell'elenco delle squadre materasso del girone ha commesso un errore non piccolo, ne sa qualcosa il Carpi. Reduce dalla sonante vittoria di Firenzuola, la squadra di De Cagno ha subito la prima sconfitta interna. Botte di San Fratello contro la traversa, ha ripreso Bertoncelli che ha trovato il corridoio giusto. Senza sosta la reazione del Carpi, l'occasione più limpida l'ha avuta Cavicchia e è finito contro il palo in raso terra da sinistra. Poi la sorpresa, in un'azione di rimessa Bertoncelli ha fatto il bis da posizione impossibile. A riaprire le speranze del Carpi è provveduto Sala, su il gol di testa su punizione battuto da Pulga. Un altro contropiede chiusi i conti, contestato ma irremovibile l'arbitro quando ha concesso il rigore dopo uno scontro in area fra Asotta e Pivotto. Dal dischetto ha segnato Ferrari. Brutto il finale, fallaccio di Sala su Obbedio e il Carpi ha concluso la partita in 10. Il Treviso si è imbattuto nella voglia di riscossa del Brescello, che si era un po' perduto dopo un bel avvio di campionato. Gli emiliani sono passati in vantaggio con Cossato, raggiunti ad inizio ripresa con un gol di Boscolo, hanno chiuso il match per un rigore, fallo di Dal Compare su Guatteo, trasformazione di Bertolotti. Perentoria sconfitta anche per un'altra capolista, l'Alessandria. Il risultato a favore della Carrarese è maturato nonostante il buon primo tempo soltanto nella ripresa. Superbi e Matteazzi hanno regalato ai toscani il più classico dei punteggi. Soprattutto in vista di due consecutivi impegni casalinghi è andata meglio al Siena, che pur perdendo ugualmente il primo posto è tornato da Como con un pareggio, fissato dai gol di Mignani al 15esimo del primo tempo e di Ferrigno per i Lombardi al 22esimo della ripresa. Precipita sempre più giù il Novara, travolto in casa da uno Spezia che invece sembra in ripresa. Ceduti i pezzi pregiati Coti, Guatteo, Pellegrini e Turato, gli scudocrociati in maglia rossa schieravano tre dei nuovi acquisti, Tre Soldi, Lanotte ed Ervatin. Infelice l'esordio dei neo-novaresi in una squadra che è apparsa chiaramente alla deriva. Bastano 45 minuti ai Liguri per avere ragione dei padroni di casa. Dopo due minuti Castelli porta in vantaggio gli ospiti. Il Novara va vicino al pareggio con Ervatin, ma è soltanto una fiammata. Gli scudocrociati non hanno idee neppure la forza per costruire gioco. Dall'altra parte lo Spezia amministra saggiamente la gara, attendendo il momento giusto per affondare la barca avversaria. Al 27esimo ancora Castelli si infila nella prateria azzurra e batte Bini. La sconfitta dei padroni di casa diventa disfatta al 40esimo quando lo scatenato attaccante ligure sigla il terzo gol personale, permettendo così alla sua squadra di agganciare il Novara a quota 11, al terzultimo posto in classifica. Per la società azzurra è sempre più crisi. In programma questa sera un consiglio d'amministrazione che si preannuncia infuocato. La panchina di Danova è sempre più traballante.
Senza reti è finito il derby emiliano fra Spal e Modena, caratterizzato dalla vana supremazia territoriale dei ferraresi. Un solo gol è bastato invece al Monza per sbarazzarsi della Cenerentola Fiorenzuola. Risolutivo è stato Pietranera ad un quarto d'ora dal termine. Disfatta delle capolista, erano in 5, in 3 hanno perso ed una ha pareggiato. Vola dunque il Prato sulla squadra del gruppo di testa ad aver vinto. I toscani si sono aggiudicati il derby con la Pistoiese, mentre il Siena impattava a Como, l'Alessandria si faceva battere a Carrara e Carpi e Treviso addirittura in casa da Alzano e Brescello. 3 punti anche per Montevarchi, Monza e Spezia. Vediamo la graduatoria, eccola, aperta dal Prato che ha 2 punti di vantaggio sui cugini del Siena. Tra le inseguitrici complessivamente sono in 6 a vedere il primato a portata di mano. Fanalino di coda come da tempo il Fiorenzuola. Ribaltone nel girone B dove ora comanda il Savoia col poker della squadra di Torre Annunziata. Si apre il secondo gruppo di servizi. Gianfranco Coppola. Avanti, anzi sempre più in alto, il Savoia dominatore solitario. Non solo un vezzo, le scarpette bianche di Carruezzo e Barbera, i bomber che saltano la capolista. 2 gol a testa contro il Giulianova, 11 reti in 2 sinora, 5 per il capellone Carruezzo, 6 per Barbera. La partita si è messa presto bene per il Savoia. Fallo in area di Contadini su Carruezzo, rigore trasformato dal centravanti senza esitazioni. Il Giulianova non ha avuto il tempo di organizzare una reazione che Carruezzo, raccogliendo un assist di Dantini, ha messo il fiocco sulla domenica dei tifosi ancora costretti a vivere le domeniche interne al San Paolo di Napoli. Per nulla invidioso ma competitivo col suo gemello del gol, ecco Barbera. Tutto suo il secondo tempo, aperto con un gol di rapina e perfezionato con una rete sul calcio di rigore per fallo, guarda un po' su Carruezzo. Applausi anche per il portiere Morrone che nega al Giulianova il gol respingendo un rigore calciato da Campanile. Se il campanilismo può essere anche un gioco di squadra e non solo derby a dispetto continuo, ecco il pareggio di un Ischia in grande riemersione ad Acireale. I siciliani continuano ad accusare colpi a vuoto, troppi in casa. Un rigore parato dal portiere dell'Ischia su tiro di Delle Donne. Bloccata sullo 0-0 interno anche un'altra ex capolista, il Casarano. L'Avellino ha addirittura avuto l'opportunità di segnare sul rigore, ma è stato parato da Cusin il tiro di Menolascina. La paura di perdere ha frenato l'Ancona che nel derby contro la Fermana non è andato oltre il pareggio. Bene i ragazzini di Alessandrini mentre l'incapacità di vincere ha attanagliato la Nocerina, ultima in classifica, fermata dall'Atletico Catania. La Nocerina si conferma figlia di scelte sbagliate. 1000 spettatori, 6 ammoniti ma soprattutto 6 gol in Gualdo Lodigiani, partita da 1001 sussulto. Il botta e risposta a metà del primo tempo, gol di Cicconi per i padroni di casa, pareggio di Stellone per gli ospiti. Questo è un assaggio del pirotecnico secondo tempo. Padrone di casa in vantaggio con Marino, pareggio della Lodigiani firmato da Corona. Ancora Stellone in gol a 3 minuti dal termine per la Lodigiani e pareggio sul rigore con Protti allo scadere del Gualdo. Un 3-3 ricco davvero di emozioni. Al primo affondo ospiti in vantaggio, errore difensivo dei biancoverdi, si invola Arco, la Fuenti lo stende. Calcio di rigore, Musumeci realizza così. Al 15° gli ospiti hanno la possibilità di chiudere l'incontro, ancora Musumeci dal limite, la Fuenti è straordinario. In chiusura di tempo si vede l'Avezzano, 39°, Sorce e Di Nicola non riescono a spingere in rete il pallone dell'1-1. Nel secondo tempo al 49° pareggia l'Avezzano. Scambio dal limite dell'area tra De Cresce e Di Nicola. Il centrocampista entra in area e fulmina Frezzolini. Ascoli in campo subito con la determinazione che è il segnale della rivoluzione che ha portato sulla panchina marchigiana scorsa. E la festa per il debutto del nuovo allenatore inizia dopo 13 minuti quando Pompini dà a Manca il pallone buono per la facile deviazione in rete. Brutto colpo per gli stabiesi, ancora più duro quando Bifera e la traversa fermano il tentativo di Sacchetti. Al 28° l'Ascoli va al raddoppio, bella punizione di Sussi, incrocio pieno e Pompini realizza con grande opportunismo. Il protagonista della rimonta è Foglia, attaccante scuola Torino, prima al 43° è lesto ad approfittare dell'indecisione di Viali a saltare anche Menghini. Poi, dopo 6 minuti della ripresa, servito da Nicodemo, confeziona così il gol del pareggio. Esplode il Menti, ma la felicità dura 9 minuti. Punizione di Sacchetti, ancora Manca di testa, riporta l'altalena dalla parte dell'Ascoli. 90° minuto, un mortaretto viene lanciato dagli spalti. Il pedardo scoppia dietro la porta di Di Bitonto. Il numero 1 della squadra ospite viene colpito a una gamba. Abbandona il campo in barella, cedendo il posto a Siringo.
Tornando al piano tecnico dell'incontro, da registrare la buona prestazione dei bianconeri in gol al 17° con Lorenzini e al 39° con Pecoraro. I pugliesi pareggiano prima al 33° con Sturba e poi al 40° del secondo tempo con Passiatore. E qui dunque un caso di un portiere colpito da un petardo. 19 reti nel girone B nonostante 4-0-0 e i pareggi sono in totale 7 con l'1-1 di Avezzano, il 2-2 di Sora e il 3-3 di Gualdo. Due soltanto le vittorie del Savoia in casa contro il Giulianova e dell'Ascoli sul difficile campo della Juve Stabia. Fermate in casa le ex capolista Acireale e Casarano. Due soli successi che tuttavia bastano per cambiare in maniera sostanziale la classifica. Il Savoia è la nuova solitaria capolista. Chi era in testa ora insegue. Parliamo di Fidelissandria, Casarano ed Acireale. Chiude la graduatoria la Nocerina. Il nostro approfondimento è dedicato oggi all'assemblea di Lega. Si va verso il congedo di Giancarlo Abete che farà il vicepresidente federale subito dopo la C2 con la fuga della Battipagliese. I servizi di Gianfranco Coppola e Silvano Barone, vediamo. Nel Palazzo del Calcio da ricostruire ci saranno anche loro e come forti, forse come mai, i cavalieri della Serie C. Giancarlo Abete candidato alla vicepresidenza della federazione, Mormando, Paganini e Gravina consiglieri federali, Macalli successore di Abete alla presidenza della Lega di C. Questo ex bubbone del calcio italiano da anni in salute. Abete è particolarmente fiero. È chiaro quindi che le società professionistiche minori C1 e C2 debbano svolgere questa funzione di laboratorio. Il Lumezzane. Lo abbiamo fatto con i tre punti, lo abbiamo fatto con i play-off e con i play-out, lo faremo anche su altri versanti e stiamo cercando di farlo anche sul versante amministrativo. Le fiduzioni integrative, il budgetativo rispondono a questo tipo di esigenza. Un'assemblea svizzera, un orologio, perfetta. Gravina e Paganini illustrano programmi e richieste. Io credo che il Consiglio federale ha il dovere, a mio avviso, non solo formale ma anche morale, di tutelare il sistema e di portare avanti tutti i progetti che riguardano non gli interessi dei singoli o delle singole categorie, ma l'interesse del sistema nella sua globalità e totalità. Uno dei grandi problemi sarà sicuramente, non tanto per quest'anno ma per il prossimo rinnovo, il problema dei diritti radiotelevisivi. In una pioggia di voti per Abete c'è stato un voto Mormando, qualcuno che non ha capito come votare forse. Ma proprio evidentemente è così, non c'è altra spiegazione, ma questo è evidente. Non ho votato io, quindi escluso che mi sia autovotato. Mario Macalli, il successore designato, avverte la responsabilità, ma per adesso ha dalla sua la grande fiducia dei dirigenti. La responsabilità è enorme per prendere un'eredità lasciata da un presidente come il dottor Giancarlo Abete, è la cosa più difficile di questo mondo. Macalli avrà senz'altro da lavorare, però ha certamente trovato una strada aperta da Abete. Andare allo stadio, non so, le 15-16 mila persone di Pisa Livorno, le 4-5 mila persone mediamente di Alessandria, di Siena, sono cose che fanno solo che piacere. Voci, volti, numeri, progetti. E adesso di corsa verso l'assemblea della Federcalcio di sabato 14. La Serie C si sente con la coscienza a posto. È andata in cabina serena mettendo nell'urna messaggi chiari. Che la pace sia nel calcio, se possibile. Il Lumezzane è ancora imbattuto, il testa a testa tra Livorno e Ternana, la Battipagliese che porta 6 punti di vantaggio sulla seconda. Sono i temi proposti dalla 12ª giornata. Nelle girone A tuttavia il Lecco mantiene il comando con 2 lunghezze sul Lumezzane. Sarà una bella sfida a cui vorranno partecipare anche il Tempio, che ieri ha rifilato la prima sconfitta alla Pro Patria, 3-2 nelle immagini, il Varese ed il Mestre. Sempre l'insegna dell'equilibrio la lotta al vertice nel gruppo B, dove Livorno e Ternana, vincendo fuori casa, continuano a sedere sulla stessa poltrona di comando. A 3 punti le matricole Pisa e Maceratese, nelle immagini il 2-2 tra Marchigiani e la Massese, squadre che ormai non possono più essere considerate sorprese, ma anche Triestina ed Arezzo nutrono legittime ambizioni. Un girone dunque tutto da seguire. Cambia padrone il gruppo C, il Benevento ormai in crisi, un punto nelle ultime 4 gare, è stato scalzato da un'altra campana, la Battipagliese, che ha un ruolino di marcia impressionante, 29 punti su 36 a disposizione. Il colpo del KO, la Battipagliese lo ha assestato ieri ai cugini, battendoli nello scontro diretto, 2-0, vedete i gol.
In zona playoff prendono quota Viterbese e Catanzaro, mentre il Teramo, sconfitto nel derby dal Chieti 1-0 nelle immagini, subisce un'inattesa battuta a vuoto. C'è un nuovo capocannoniere, è Pierotti del Tempio con 9 gol.